tutti guerrieri e guerriere Sailor, sono Ferdinando e sono un gran fan di Sailor Moon. Oggi torna di nuovo un video dedicato a Sailor Moon, il tema di questo video. Pillole Sailor penso sarà l'ultimo, gli ultimi personaggi buoni penso, secondari, o i penultimi, non lo so, però poi dalle prossime volte vedremo in Pillole Sailor l'analizzazione dei vari cattivi di Sailor Moon, compreso i personaggi dei film, dei tre special movie degli anni 90, eccetera, eccetera. I protagonisti di oggi sono due, anzi sono due le protagoniste. Sto parlando di Phobos e Deimos, che sono praticamente le manga, non sono, ma nell'anime degli anni 90 erano solo due corvi, i corvi di Sailor Mars, anzi direi che stanno lì nel tempio. Si chiamano come i due satelliti di Marte, quindi proprio per Naoko gli ha dato proprio questo termine, cioè questi due nomi. Phobos in latino vuol dire fobia, in giapponese viene pronunciato Phobosu, Phobosu, penso si pronuncia così perché si scrive Phobos, Phobo, Phobo, S-U, e Deimos che probabilmente sarà paura in latino, non lo so, non mi ricordo, però mi sembra che così. In giapponese viene pronunciato Dimosu, sempre col SU finale. Come ho detto, sono due corvi che appartengono a Rei. Nel manga, dice il nonno di Rei, al tempio Kiikawa, dice il nonno di Rei nel manga, che sono stati, quando sono arrivati e si sono trasferiti nel tempio di Ikawa, si dice Tempio Hikawa. Nel tempio Hikawa fu proprio la stessa Rei nel manga, dice il nonno di Rei, che è stata proprio lei a dare questi nomi, Phobos e Deimos. Come ho detto, comparono anche nel manga e molto presto li vedremo nell'arco Stars della serie. Andrà avanti nella versione Crystal assolutamente. Nell'ultima versione, quella appunto del manga, è quella che vedremo nell'Arco Stars in versione Crystal fra un paio d'anni, diciamo così, rivelano il loro vero aspetto, il ruolo di spiriti guardiani. In alcuni forum, in alcuni siti che io sono andato a cercare informazione, venivano considerate come le fatine, ma in realtà non sono proprio fatine. Ora non lo so se sono come che vedremo altre fatine, perché nel manga di Sailor Moon, forse nell'arco Stars, nell'arco Dream, se dovrebbero fare questi due film, vedremo delle fatine. Non rivelo niente, comunque ci sono delle fatine nell'arco Dream e penso nell'arco Stars, in questo caso nell'arco Stars di più. Nell'arco Stars viene rivelato il pianeta di origine. Come ho detto, le guerriere Sailor cattive agli ordini di Galaxia, ovviamente, verranno nell'Arco Stars rivelati i nomi dei loro pianeti di appartenenza, che sono pianeti extra del Sistema Solare. Anche Luna Artemis Diana, tra virgolette, ma in realtà i genitori Luna e Artemis provengono da un pianeta, lo stesso pianeta di Sailor Tainanko, l'ultima. Nell'anime degli anni 90 fu l'ultima Sailor al servizio di Galaxia che viene distrutta, cioè viene tolto un braccialetto da Galaxia e un'altra da Eterna Sailor Moon. Quindi ci sono altri pianeti.
Questo pianeta Coronis, che è il pianeta di origine di Phobos e Deimos, i due corvi, le due corve protettrici di Sailor Mars, è anche pianeta di Sailor Lead Clow, che in Italia Mediaset la chiamò negli anni 90 Sailor Vulcania, e io in questo preciso momento mi sono anche venuti i brividi addosso. Voglio ricordare la doppiatrice italiana Sailor Lead Clow, che è Monica Bonetto, che ci ha lasciato per una malattia un paio di mesi fa. E erano amiche i due Phobos e Deimos e Sailor Lead Clow. Sono stati affidati appunto i satelliti i due satelliti del pianeta Marte, che si chiamano Phobos e Deimos, e così sono diventati partner della principessa di Marte. Il problema è che nell'anime degli anni 90 non viene detto nulla di questo, quindi nell'anime degli anni 90, ma molto presto, come ho detto e ripetuto, lo vedremo nell'anime, nella versione Crystal, volevo dire, del manga. Quindi qui hanno molto più importanza. La prossima volta, penso che ci saranno altri personaggi buoni, poi sarà la conclusione e poi si passerà ai cattivi dei cinque archi, compresi i Mugen, degli anni 90, i vari cattivi, perché ce ne sono tanti. Di Phobos e Deimos mi avrebbe fatto piacere, anche nel manga, di vedere all'attacco che loro avessero protetto Rei, alias Sailor Mars, in qualche modo, dagli attacchi di qualcosa. Non ho altro più da aggiungere, perché è peccato far vedere questi personaggi e quindi poi nel manga è detto così, poi non viene analizzato molto. Ovviamente Namco l'aveva pensato per personaggi secondari, giustamente. Come ho detto, nell'arco Stars come lo considero io lo chiamo l'arco delle guerriere Sailor. Non ci saranno solo le Sailor del Sistema Solare, le Sailor insieme che sono fedeli a Sailor Galaxia, la stessa Sailor Galactica, ma ci saranno la Sailor Caillou e le Sailor Talat e Sailor Cibicibi, ma ci saranno altre Sailor. Io lo considero l'ultimo arco, l'arco delle Sailor. Bene, finisco così queste pillole Sailor. Nell'info box troverete tutti i miei contatti da Facebook a Telegram, Snapchat, eccetera, eccetera. Mentre nell'info box troverete ovviamente i ragazzi del Sailor Team, Chiaraciu, Sergio Livorsi, Framore Mattecian, Luca Metabrixia, Trice, ex Beas Channel e il fumetto di Max. E ovviamente i YouTubers Click e suo fratello Giuseppe di Click Top Anime Z. E ricordo, se voi volete farmi delle domande, c'è l'hashtag SailorAsk, fate sotto la domanda e nell'info box. Domani è venerdì, forse sarà un vlog chiacchiericcio, non lo so, sarà un vlog di più, quindi non so adesso bene cosa farò. Quindi vi lascio così, Guerriere Guerriere Sailor, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!